istituzione sanitaria, un'istituzione di tutti noi, non è un'istituzione né del direttore generale né del presidente della regione. Su questo voglio essere molto chiaro. Oltre 10.000 firme depositate, diverse richieste fatte per venire via mail, poi solleciti, appelli e ogni forma di richiesta orale o scritta per chiedere che le voci dei cittadini siano ascoltate. Il coordinamento per la difesa della sanità pubblica di Trieste, realtà che abbraccia oltre 110 associazioni, ha dato vita oggi a un momento di protesta sotto la sede della presidenza della regione per chiedere che sia avviato un dialogo sui temi sanitari. Diversi punti messi in evidenza: la sospensione dell'approvazione degli atti aziendali, fin tanto che non vengono esplicitate le ricadute del PNR sulla sanità regionale, il potenziamento dei servizi territoriali, il mettere al centro l'integrazione ospedale, territorio e territorio servizi sociali, la diffusione del lavoro delle microaree e altro ancora. Noi abbiamo fatto 2 mail, io personalmente 2 telefonate alla segreteria particolare del Presidente, un messaggio al Presidente e non c'è stata nessuna risposta. Avremmo anche gradito un no netto, ma almeno una risposta. Vuol dire che i cittadini, le cittadine, le associazioni, i sindacati non valgono nulla, nulla per questa città. E non solo il presidente, ma nemmeno il nostro sindaco si è in qualche modo preoccupato della situazione cittadina. Veramente è esasperante, intollerabile. La mancanza di un confronto e le criticità della riorganizzazione aziendale sono tra gli aspetti su cui punta la CGIL, uno dei motori del comitato stesso. Oggi siamo in presenza di una forte iniziativa di un comitato fatto di più di 80 associazioni, di tantissime cittadine che hanno rappresentato attraverso 10.000 firme la richiesta di un confronto. Questo confronto non c'è, è assente. Non abbiamo visto questo nuovo documento, ma c'è un tema che sta alla base. La riorganizzazione prevista dall'atto aziendale compromette sostanzialmente la sanità pubblica territoriale e per queste ragioni va rafforzata la richiesta dei cittadini di un intervento da parte del Presidente della Regione Fedriga, che non può sottrarsi al confronto con i cittadini stessi.